Mario. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft. Come avete notato ragazzi, dalle scorse puntate ho iniziato a mettere la intro, che è quella che avete appena visto. Ho fatto moltissimi cambiamenti all'UFO perché veramente non sembra un UFO, mi faccio anche un po' schifo esteticamente. Quindi ho fatto così UFO, un cartello con su scritto UFO davanti a dietro, ora sembra molto di più un UFO con i pulsanti per far vedere le lucine. Vabbè, ora avevo intenzione di vedere se provavo a fare dei villager così a caso cosa sarebbe successo. Quindi prendiamo un nuovo di villager, eccolo, e iniziamo a metterli a caso. Dopo ragazzi, tra tipo due puntate andremo a vedere se restano nel villaggio oppure no, speriamo di sì. Mi sa di no. Aspettate ragazzi, facciamo delle specie di campi qui. Iniziamo a fare una specie di cosa dei campi, quindi prendiamo allora ragazzi del legno, questo, poi dobbiamo prendere della terra, dobbiamo prendere l'acqua, una zappa di diamanti, poi cos'è che dobbiamo prendere? Allora, tutte le piantagioni di grano. Quindi grano, semi di grano, ci servono semi di grano, Che è successo? A caso ragazzi, succedono robe, ok, allora, semi. È possibile che non trovi semi? Come faccio a non trovare semi? Ma dove sono? Ah, cioè, quanto sono intelligente. E direi che adesso possiamo iniziare. Allora, praticamente avevo intenzione di fare una cosa così. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 e basta. Così, 12, 1, 2, 3, 6, bravo. 4, 5, 6, 7, 8, ok. Ragazzi, non ce la faccio. Poi farlo di 10, no, di 9. E poi vabbè, chiudo. Ora vi farò vedere cosa voglio fare. Vado a chiudere. Madonna. Tac tac. Ok, adesso 1, 2, 3, 4, tac. Poi facciamo così. E poi ragazzi, pure per l'altro coso. E poi ragazzi, anche qui dove vedete la sabbia dovete mettere della terra, così che l'acqua scorra meglio. Ok ragazzi, facciamo questa cosa qui per dividere un po' equamente i campi. Ok, e sono usciti 4 campi. Adesso andiamo a metterci l'acqua. Ok, dall'altra parte anche. Ok, adesso andiamo a zappare tutta la terra. 1, 2, 3, 4. Andiamo a piantare i semi. E tutto il resto anche da altre parti, da tutte le parti. Quindi ragazzi, ci vorrà leggermente non tanto perché siamo già a metà.
siamo a metà, ragazzi. Dobbiamo fare la stessa cosa anche di là. Ok, la terra sta iniziando a bagnarsi, meno male. L'ultimo, ragazzi, e poi abbiamo finito di... Quello sta già crescendo, quello. Come... Quanto ci mette poco sto grano a crescere. Ok, e abbiamo fatto la piantagione per i nostri amici villager. Ovviamente allunghiamo la strada per farli entrare. Tac, tac. Ok, allora prendiamo questo, lo tolgo, prendiamo gli scalini di pietra, ce li ho già pronti, guarda caso. E tac, 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 e tac, tac. Prendiamo adesso altri scalini di pietra e li mettiamo. No, no, cavolo. Vabbè, fa niente, lo lasciamo così. E poi prendiamo anche la lastra di roccia. Ok, adesso i villager hanno una piantagione e quindi direi che il villaggio sta per terminare, perché ci mancano solo le case grandi. Sì, sì, restano, secondo me restano. D'accordo, torniamocene a casa nostra. Ragazzi, per questa puntata volevo provare a costruire... No, no, la prossima puntata volevo costruire un'altra cosa. In questa puntata, il nostro UFO, volevo provare a costruire... Cioè, in altre puntate la finiremo, perché è veramente impossibile finirla adesso. Però dobbiamo trovare una bellissima pianura, perché se no sarebbe praticamente impossibile fare quello che voglio fare. Qua c'è un altro pozzo. Sono i pozzi qua, non lo so. Che bella pianura! Qui ragazzi, qui. Qui faremo il nostro stadio da calcio di... Oh no, è vicino al... Cavolo. È vicino al villaggio, farebbe parte del villaggio, non voglio che faccia parte del villaggio. Vabbè, andiamo a cercarci un posto. Ragazzi, cerco un posto e ci vediamo dopo. Ragazzi, ho deciso, lo faremo qui il nostro campo da calcio, vicino al villaggio. Al nostro villaggio. Quindi partiamo con le basi, cioè io mi hanno punto le api, le zanzare. Le api fanno molto male quando pungono. Allora, prima di tutto, questa è la mia postazione, non c'è dubbio. Questo deve diventare una pianura, quindi questo deve diventare una pianura. Quindi ragazzi, spiamo tutto e ci vediamo dopo. No ragazzi, scherzavo, non posso fare un campo da calcio, è troppo grande fare un campo da calcio. Quindi ragazzi, ho deciso, questa puntata faremo un cavallaio, come si dice, aspetta, non lo ricordo. Ragazzi, non mi ricordo come si dice, mi pare che si dica la stalla dei cavalli, boh, non mi ricordo ragazzi. Comunque la faremo dietro casa mia, anzi no, anzi, non lo so. Sì ragazzi, ho un'idea di dove farlo, cioè qui faremo la piccola stalla. Quindi allora prendiamo, prima di tutto facciamo un po' più di... Ok, così va bene. E praticamente allora prendiamo il polison. Ok, facciamo un
benissimo. Lo facciamo fino lì. Perfetto. Ok, benissimo. Scusatemi. Allora. Ragazzi, la nuova serie, che è Slither.io appunto, uscirà oggi. Ok, allora, questo è in teoria il campo che devo fare. Cavolo. Ci saranno solo due cavalli, perché adesso prendiamo la legna e ne facciamo così. Ok, allora prendiamo la legna. Ok, così. E stessa cosa dall'altra parte. Ok, attacca così, ok. Ho sbagliato. Non posso intendere. No, ho sbagliato ancora. Perché? Ok, così ragazzi, così. È tutto giusto fino adesso. Adesso prendiamo questa cosa di qua, solo che li facciamo tutti dritti. Tac. E poi facciamo anche tac. Togliamo questi. Qua ci metto una grandissima vetrata. Ok ragazzi, abbiamo fatto la nostra piccola stalla. Per adesso piccola. Quindi allora adesso. Ok. E qua invece facciamo così. E facciamo uno stato in più. Perché magari poi la luminite magari si vede fuori e non va bene. Ok, fatto. Qui ci mettiamo la luminite. Ah, è sotto di me, scusate. luminite, tac. Poi la finestrata. Quasi quasi però la finestrata, ragazzi, potremmo un po' cambiarla, farla tipo così, guardate. Ok, così mi piace di più. Allora, prendiamo il vetro. Aspetta. Ok ragazzi, ora mancano solo i cavalli, ne metteremo due. Dove sono le prendiamo le stack, queste. E facciamo tac. Così ragazzi, ci stanno due bei cavallucci. Magari poi ne faremo altri, ne metteremo altri. Allora, devo prendere il cavallo. Aprire tutto, bordatura, sella e cavallo, ovviamente. Cavallo, sì, questo.
Ok, adesso speriamo che non scappi. Per non farlo scappare, appunto, poi toglierò questa cosa, ovviamente. Prendiamo al posto dell'uovo di mucca le sbarre. Così almeno, ragazzi, siamo sicuri che non ci scappa. Però queste intorno le tengo, ragazzi. Queste intorno le tengo. Perché sono carine un po'. Sono un po' carine. Vabbè. Adesso anche da dietro. Ok. 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 Mi faccio entrare adesso. Devo farla da dentro sto lavoro. Ok. Ok, fatto. Adesso mettiamoci il cavalluccio. Cavalchiamo. Ce l'hai come serve? Cavolo! Ce l'ho fatta, ragazzi! Ce l'ho fatta! Cavolo, ragazzi, non mi ricordo come si faceva. Ah, adesso me lo ricordo, ragazzi. Si prendeva la mela. Andiamo a prenderci la mela al posto delle sbarre di ferro. Dov'è la mela? Ragazzi, oggi sono cieca. Non vedo la mela. Aspettate. Mela, 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 mela. Niente mela. Non vedo la mela, ragazzi. Non la vedo. Mela d'oro, mela. Eccola. Okay, prendiamo la mela, dov'è? Fama. Ok. L'ho fatto, scusa. Oh, ma non si addestra mai? Vabbè, ma sono stupido pure io, cioè. Ragazzi, non riesco. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta semplicemente. Ed è uno. Adesso prendiamo il guinzaglio. Leghiamo. Aspetta, per scendere come si fa? Ok, sono sceso. Allora prendiamo il cavallo. Non adesso! Aspettate. Ok, uno è fatto. Adesso dobbiamo fare l'altra cosa, vabbè, taglio, ragazzi, non ce la faremo mai. Ok, ragazzi, mi ho messo un altro di cavallo e posso dire che per oggi è tutto qui. Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto, se iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi, e ciao gatti.